Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Sono il professor Marco De Piccoli. Con questo nuovo video ci occupiamo di fisica. Nel dettaglio andiamo a risolvere tre problemi relativi ai campi magnetici, le correnti e come campi magnetici variabili influenzino l'andamento, lo scorrere delle cariche elettriche. Quindi parliamo anche di correnti indotte. Partiamo dal primo problema. Una bacchetta conduttrice, e adocchiate subito la figura, di lunghezza L viene spinta da una forza esterna. Nel caso della figura in esame vi è appunto questa mano che, se vedete, mette in moto quella barretta conduttrice. Questa, la barretta, si muove di moto rettilineo uniforme, quindi a velocità costante, perpendicolarmente a un campo magnetico costante di modulo B. Come vedete dalla figura, tutte quelle X rosse indicano che le linee di campo magnetico sono entranti, quindi perpendicolari al piano del circuito che viene chiuso dalla barretta, quindi appoggiata sui due lati del circuito con verso entrante. La potenza meccanica erogata dalla forza esterna è indicata con P. Vedremo poi la potenza come lavoro rispetto diviso l'intervallo di tempo, quindi rapporto tra l'energia associata al lavoro e l'intervallo di tempo. Il circuito ha una resistenza, questa è localizzata nella bacchetta ed è uguale a R. La resistenza, vi ricordo, ha effetti a parità di potenziale applicato agli estremi della bacchetta sulla intensità della corrente elettrica. Qual è il modulo della velocità della bacchetta da esprimersi in funzione degli elementi lì indicati? Allora, qui un po' più nel dettaglio vediamo quello che è il circuito stesso. Qui ci viene indicato un verso di percorrenza della corrente, che è un verso antiorario. Abbiamo la forza esterna che è diretta, con direzione da sinistra a destra, dal mio punto di vista, nella stessa direzione del vettore velocità, velocità costante con cui si muove la sbarretta. Sulle cariche elettriche che scorrono, no, sulla barretta, nel verso indicato in violetto, agisce anche la forza di Lorentz, la forza dovuta al campo magnetico costante, la forza dovuta al campo magnetico costante. Questa forza è diretta in verso contrario rispetto alla forza esterna. Sulla barretta, visto che la barretta si muove a velocità costante, la somma vettoriale tra le due forze applicate deve essere pari a zero, in modo che la barretta si muova a velocità costante. Quindi il modulo della forza dovuta alla presenza del campo magnetico deve essere uguale al modulo della forza esterna. La potenza è P, la resistenza R sulla sola barretta, trascuriamo quindi eventuali altre resistenze. La barretta lunga L, modulo del campo magnetico B. Allora, partiamo dalla potenza. Potenza come rapporto tra il lavoro, come ho già anticipato, il lavoro compiuto da chi? Il lavoro compiuto ad esempio dalle forze esterne, che sono quelle che mettono in moto la barretta, rispetto all'intervallo di tempo in cui esso avviene. Il lavoro lo possiamo scrivere come prodotto scalare tra la forza e lo spostamento. Forza esterna e spostamento, stesso verso, stessa direzione. Quindi di per sé il lavoro è pari al modulo della forza esterna per il modulo dello spostamento. La velocità è costante, come ho già detto, il modulo della forza esterna è uguale al modulo della forza dovuta al campo magnetico sulle cariche in moto. Voi mi direte perché stai passando da questo aspetto? Perché se guardate l'espressione della potenza, abbiamo potenza come forza esterna per spostamento diviso l'intervallo di tempo. Il rapporto tra lo spostamento e l'intervallo di tempo è pari alla velocità. Quindi è da qui che penso di andare a trovare la velocità, eh? Allora, dicevo, la forza esterna in modulo è pari alla forza dovuta alla presenza del campo magnetico. Quindi posso riscrivere quell'espressione della potenza mettendo al posto della forza esterna la forza dovuta al campo magnetico. Questa si può esprimere come
per L per B, prodotto tra l'intensità della corrente che attraversa la barretta, la sua lunghezza e l'intensità del campo magnetico. Allora andiamo a riscrivere la potenza, dove la forza esterna pari alla forza interna la indichiamo come I per L per B. Rimane per lo spostamento delta S fratto l'intervallo di tempo. Il rapporto, dicevo, delta S su delta T è pari alla velocità. Quindi è da qua che possiamo andare a ricavare la velocità. Stiamo attenti però a che cosa? Che l'intensità di corrente che scorre quindi poi sulla barretta quando questa è in moto a velocità costante dipende dalla forza elettromotrice che ho indicato con epsilon. In particolare, dalla prima legge di Ohm, l'intensità di corrente si può esprimere come rapporto tra il potenziale e la resistenza. Nel nostro caso, lo vedete lì in giallo, riquadrettato in giallo, il ruolo giocato dal potenziale elettrico, è pari a quello di epsilon, la forza elettromotrice. Quindi intensità di corrente come rapporto tra epsilon e la resistenza. La forza elettromotrice si può esprimere come prodotto tra la velocità con cui si muove quel tratto di barretta, per il modulo del campo magnetico, per la lunghezza della barretta stessa. Allora, potenza, intensità per lunghezza L, per intensità del campo magnetico B, per la velocità. L'intensità la possiamo scrivere come epsilon fratto R, ma epsilon è V per B per L. Quindi andiamo a riscrivere la potenza. Mettiamo V per B per L, cioè epsilon fratto R, per L, B e V, che è la velocità che vado a riscrivere. Otteniamo che la potenza è pari alla velocità al quadrato per il campo magnetico al quadrato e il suo modulo per la lunghezza della barretta al quadrato, tutto diviso la resistenza. Da qui vado a ricavare la velocità. Moltiplico entrambi i membri per R, resistenza, e divido per B al quadrato ed L al quadrato. Trovo che la velocità al quadrato è pari alla potenza per la resistenza diviso B al quadrato per L al quadrato. Estraggo la radice quadrata, sono tutti moduli e valori positivi. Otteniamo che la velocità è pari alla radice quadrata della potenza moltiplicata la resistenza diviso il campo magnetico per la lunghezza. Quindi vedete la velocità con cui effettivamente poi va a scorrere questa barretta dipende da che cosa? È inversamente proporzionale al modulo del campo magnetico, inversamente anche proporzionale alla lunghezza. Quindi più riesco ad accorciare potenzialmente, più la barretta è corta, più riesco a farla scorrere rapidamente a parità di resistenza e di potenza. E poi è legata in modo con una relazione di proporzionalità diretta alla radice del prodotto tra potenza e resistenza. Quindi riflettete un po' su questo valore. Passiamo al prossimo problema. Allora, è scritto in piccolo, ma cerco di leggere un po' il tutto, ma poi andiamo direttamente al sodo. L'ho ripreso come sempre da un libro di testo. Allora, abbiamo una spira conduttrice rettangolare. Le sue dimensioni sono B ed H. B il lato lungo, H il lato inferiore, quello che possiamo pensare come altezza di un rettangolo. Questa, attenzione, si muove a velocità costante su un piano. L'area della superficie della spira è 0,48 metri quadri. Parliamo della spira di dimensioni B e H, scusate. A partire dall'istante t uguale a 0, la spira va ad attraversare, sempre a velocità costante, una zona in cui è presente un campo magnetico costante, quindi uniforme, che ha una direzione parallela alla normale alla superficie della spira. La regione in cui è presente il campo magnetico si estende per una lunghezza detta L pari a 1,8 metri. Questa lunghezza è superiore al lato B, che è il lato più lungo della spira. La figura rappresenta la situazione all'istante t uguale 0 secondi, poi lo vediamo nel dettaglio. Viene inserito anche un grafico, questo mostra l'andamento al passare del tempo della forza elettromotrice indotta che si instaura nella spira per tutto l'attraversamento della regione di lunghezza L. Determina dai dati del grafico le dimensioni della spira e la velocità con cui essa si muove.
Allora, andiamo un po' più nel dettaglio. Quando la spira si trova ai margini della regione lunga 1,8 metri, essa non è attraversata e non è condizionata dalla presenza del campo magnetico, che supponiamo solo presente in quella regione. Man mano che la spira entra in quella regione, risente della presenza del campo magnetico. In che termini? Man mano che lei entra, le linee di campo magnetico che attraversano la sua superficie diventano sempre più numerose, quindi aumenta il flusso di campo magnetico, varia il flusso di campo magnetico, quindi variano il numero, la numerosità, la quantità di linee di campo magnetico che attraversano la superficie della spira. Quindi vi è una variazione del flusso di campo magnetico. Questo poi, nel mentre che la spira è entrata totalmente nella regione dove è il campo magnetico, non cambia più, ecco, il flusso di campo magnetico, perché l'area è quella ed è interamente attraversata dalle linee di campo. Man mano che la spira va poi a uscire a destra, il flusso di campo magnetico, un po' alla volta, andrà a diminuire in termini di intensità, fino a che quando la spira inizia ad uscire, quindi il lato H verticale giunge alla fine della regione ampia 1,8 metri, in quell'istante lì non vi sono più linee di campo che attraversano la spira e quindi il flusso va a zero. Ok? Allora la spira si muove a velocità costante indicata con V, la superficie della spira è pari a 0,48 metri quadri, l'altezza è H, la sua lunghezza è B, qual è la velocità? E dobbiamo trovare nel dettaglio le dimensioni della spira. Se vogliamo un attimino analizzare il grafico, allora il secondo grafico ci dice: allora, sull'asse della scissa abbiamo gli intervalli di tempo, sull'asse delle ordinate il valore della forza elettromotrice indotta. Allora, nell'intervallo che va da 0 a 0,11 secondi, la forza elettromotrice ha un valore costante pari a 6,75 volte. Nell'intervallo da 0,11 a 0,24 secondi, dove vi ricordo il flusso di campo magnetico rimane costante, epsilon t, quindi la forza elettromotrice indotta, vale 0. Infatti la forza elettromotrice indotta è pari alla variazione di flusso di campo magnetico, allo scorrere del tempo. Il segno meno indica poi che la forza elettromotrice indotta si va ad opporre in qualche modo a quella che è la variazione di flusso che condiziona la spira, che si fa risentire sulla spira. Allora, nel tratto che va da 0 secondi a 0,11 secondi abbiamo la forza elettromotrice che ha un valore positivo. In modulo il flusso di campo magnetico sta aumentando, ma la forza elettromotrice è costante. Okay? La forza elettromotrice è costante in questo tratto. È nulla invece, come dicevo, tra 0,11 e 0,24 secondi. In quel caso il flusso non cambia, rimane costante. Tra 0,24 e 0,35 secondi, questo è il momento in cui la spira ha raggiunto il margine e inizia a uscire dalla regione in cui vi è il campo magnetico. Qui, se vedete, la forza elettromotrice indotta ha un valore negativo. Infatti il flusso sta diminuendo, il numero di linee che attraversano la superficie va a diminuire. Vediamo però come rispondere alle richieste del problema. Allora, analizzo il tratto, guardate un po', che va dagli 0 secondi agli 0,24 secondi. Abbiamo la spira che sta entrando nella regione che vi è campo magnetico. Aumenta il flusso di campo magnetico, la spira è entrata totalmente, attraversa la regione a campo magnetico costante fino a che il lato H verticale giunge alla zona dove non vi è più il campo magnetico. Questo avviene a 0,24 secondi. Da lì in poi non abbiamo più campo magnetico, o meglio, la spira inizia a fuoriuscire dalla regione e quindi il flusso va a diminuire. In questo intervallo di tempo da 0 secondi a 0,24 secondi, leggiamo il grafico. Il tratto verticale L entra nella regione, il tratto verticale lungo H entra nella regione di 1,8 metri e la attraversa tutta.
Qual è allora la velocità costante? Beh, il valore di velocità costante è pari alla distanza che percorre verticalmente il tratto H. Questa distanza è pari alla lunghezza, all'ampiezza della regione di campo magnetico, quindi L, diviso l'intervallo di tempo che ci è voluto per fare ciò, cioè 0,24 secondi. Da qui posso già ricavare il modulo della velocità costante. 1,8 metri diviso 0,24 secondi mi porta un valore di 7,5 metri al secondo. Ecco che conosco la velocità con cui si muove la spira. Pensiamo al primo tratto. Allora io ho scritto qua primo tratto ingresso distanza B 0,11 secondi. Allora il tratto orizzontale, quello lungo B, entra nella regione dove vi è il campo magnetico. Quanto impiega la spira ad entrare totalmente nella regione in cui vi è il campo magnetico? Impiega un tempo di 0,11 secondi. Lato verticale, in un tempo di 0,11 secondi, ha coperto una distanza pari al lato orizzontale. A questo punto la spira è entrata tutta. Quindi conosco la velocità, con cui scorrono, con cui si muove la spira. Quindi per trovare la distanza B, posso partire, quindi la misura B, la lunghezza della spira, parto dalla velocità come rapporto tra la distanza e l'intervallo di tempo. La distanza è B sull'orizzontale diviso l'intervallo di tempo che è di 0,11 secondi. Da qui posso ricavare B che è pari a V, la velocità, per 0,11 secondi. Distanza percorsa pari alla velocità per l'intervallo di tempo. Eseguendo i calcoli si ottiene un valore di 0,83 metri. Nei dati presenti del problema abbiamo la superficie della spira, indicata con A, che è di 0,48 metri quadri. La spira è una forma rettangolare, la sua area è pari a B per H, base per altezza. L'altezza H, quindi, tratto verticale, è pari all'area A diviso la lunghezza B, l'altra dimensione. Sostituiamo i valori. 0,48 metri quadri diviso 0,83 metri, valore ricavato prima. Otteniamo un valore di 0,58 metri. Questa è la misura della spira, dei due tratti verticali, quelli più brevi della spira. Ecco, spero di essere stato chiaro con tutti questi ragionamenti. Corrente indotta, ma anche corrente alternata. Sentiamo cosa dicono un po' questi due ragazzi, Mirko e Carmen. Allora, Mirko e Carmen stanno camminando verso il campeggio, facendo luce con una torcia elettrica a manovella. Allora, chiede Mirko a Carmen, perché secondo te se giro la manovella più velocemente l'intensità luminosa è maggiore? Questo chiede Mirko a Carmen. Secondo me, perché fai girare la calamita che sta nella torcia più velocemente? Questo produce maggiore corrente elettrica. Maggiore corrente elettrica mi fa pensare a una maggiore potenza elettrica, maggiore e l'intensità luminosa di conseguenza è più elevata, risponde Carmen. Mirko invece la pensa diversamente. Secondo me invece, lui dice, girando la manovella più velocemente, sfrutto maggiormente l'attrito che vi è tra la parte magnetica che va a ruotare causa la manovella e tutti i componenti interni. Questo produce, in questo modo riesco a produrre una maggior carica elettrica per il circuito, vi è più carica elettrica. Chi ha ragione tra i due? Allora, il funzionamento della torcia, di una torcia elettrica che ha queste caratteristiche, può essere assimilabile appunto a quello di un alternatore. Qui ne vedete uno schema semplificato, non è mio obiettivo spiegarlo nel dettaglio. Vi è una spira che per semplicità può avere la forma rettangolare che lì vedete, che si trova in una regione dove è presente un campo magnetico. Ora, là si parla di una bobina rotante, si parla di una bobina che ruota, di una calamita che ruota. Quindi le possibilità, diciamo, è analoga un po' la funzione. O faccio ruotare la spira o faccio variare il campo magnetico. In entrambi i casi agisco su una grandezza che è il flusso di campo magnetico. Il flusso di campo magnetico cambia, il flusso di campo magnetico varia. Quindi per ragionare sulla spira, cioè sulla torcia manovella, scelgo questo modello, quello dell'alternatore, quello standard. Allora in questo caso
E quindi riusciamo ad arrivare alla risposta a cui siamo interessati. Allora, in questo caso abbiamo che cosa? Abbiamo la sfera che viene messa in rotazione. Potrebbe essere il magnete esterno messo in rotazione, ripeto. Viene messa in rotazione, quindi posso associare alla rotazione della sfera una velocità angolare. La velocità angolare è pari al rapporto tra l'angolo spazzato e l'intervallo di tempo in cui esso viene spazzato. Se poi vedete un po' la struttura del tutto, un agente meccanico, vedi la manovella, fa ruotare la spira, man mano che la spira ruota cambia il flusso di campo magnetico. La variazione di flusso di campo magnetico genera una forza elettromotrice indotta e questa è responsabile di che cosa? Dello scorrimento nella generazione di una corrente indotta. Quindi sulla spira vanno a scorrere delle cariche elettriche, queste possono giungere ad alimentare un dispositivo, qui una lampadina, nel caso di due ragazzi la torcia. Allora, da qui, per arrivare un po' al discorso intensità, possiamo ricavare dalla velocità angolare, che può essere costante o variabile, quello che è l'angolo delta teta, l'ho chiamato. Delta teta come prodotto tra velocità angolare e delta t. Ragionate che se aumenta la velocità angolare, aumenta l'ampiezza dell'angolo spazzato a parità di intervallo di tempo. La forza elettromotrice indotta è pari all'opposto della variazione di flusso di campo magnetico B nell'intervallo di tempo. Vi ricordo che la variazione di flusso la possiamo esprimere, o meglio, il flusso di campo magnetico, dopo arriviamo alla variazione, come prodotto scalare tra il vettore superficie associato alla sfera perpendicolarmente ad essa e il vettore campo magnetico. Allora, che poi tra l'altro deve essere pensato costante il campo magnetico. Allora, in generale abbiamo prodotto scalare tra il vettore area e il vettore campo magnetico. Volendolo scrivere in altra forma, abbiamo modulo dell'area, modulo del vettore campo magnetico per il coseno dell'angolo compreso tra il vettore area e il vettore campo magnetico. Nel nostro caso, angolo spazzato. Lo possiamo esprimere come il prodotto tra la velocità angolare omega e l'intervallo di tempo. Andiamo ora a valutare la variazione di flusso di campo magnetico. Questa, a livello istantaneo, è pari alla derivata prima della funzione flusso rispetto alla variabile t, quindi la derivata di A per B per il coseno di omega t. Qui la variabile t se omega rimane costante, altrimenti dobbiamo anche tener conto che sia omega che t vanno a variare. Ma diciamo che comunque anche la velocità angolare è funzione del tempo, quindi ragioniamo sulla variabile t. Allora, andando a derivare, abbiamo che a e b sono costanti, derivando la funzione coseno, la derivata del coseno è meno il seno, quindi vedete meno seno di omega per t, funzione composta, quindi la derivata di omega per t, che è pari ad omega, controllate il passaggio. Abbiamo quindi che la variazione di flusso di campo magnetico è meno omega per A per B per il seno di omega t. Forza elettromotrice indotta. La forza elettromotrice indotta è pari all'opposto della variazione di flusso, quindi quel meno viene compensato dal meno, dall'altro meno, e abbiamo velocità angolare per A per B per il seno dell'angolo. L'intensità di corrente, prima legge di Ohm, è pari al rapporto tra la forza elettromotrice, quindi il potenziale, e la resistenza. Nel nostro caso la forza elettromotrice è pari ad omega per A per B per il seno di omega t. Arriviamo quindi a dire che cosa? L'intensità di corrente è inversamente proporzionale alla resistenza, ma direttamente proporzionale alla velocità angolare, alla dimensione della spira che non cambia, al modulo del campo magnetico, e il magnete è sempre quello, che lo ruoti veloce o lo ruoti più velocemente o meno velocemente, il modulo del campo magnetico dipende dalla struttura del magnete stesso, ok? Non viene elettrificato il magnete, non subisce delle variazioni. La superficie A non va a cambiare della spira, ad esempio, che ruota. Quello su cui posso agire è che cosa? È l'aspetto velocità angolare. Ruoto più velocemente, aumenta la velocità angolare, di conseguenza aumenta l'intensità di corrente. Aumenta la potenza associata al circuito e quindi poi al circuito che alimenta il funzionamento della torcia.
In sostanza non è una questione di attrito, non è una questione di attrito di quante cariche, è una questione della capacità che ho di far aumentare l'intensità di corrente. E ciò dipende principalmente, ed è quello che interessa a noi, dalla velocità angolare. Ha ragione Carmen. Ha ragione Carmen. Ok, direi che a questo punto posso andare a concludere questo video. Ovviamente vi ringrazio per l'attenzione. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale così da rimanere aggiornati. Lasciate un mi piace, commentate, fatemi sapere se avete richieste o bisogno di chiarimenti. Detto questo, vi saluto, vi ringrazio ancora, è chiaro, e vi do appuntamento al prossimo video.